Bene, buongiorno a tutti voi. Oggi andiamo a fare una ricetta di selvaggina. Qualche giorno fa un mio amico cacciatore mi ha portato 3 colombacce e io ho tolto i petti e sono 6 petti di colombaccio. Poi gli altri ingredienti che andremo ad usare sono della salvia, uno spicchietto di aglio, della pancetta coppata, del vino bianco, sale, pepe e del buon olio. Quindi adesso andiamo ad assemblare la ricetta. Bene, questo è il risultato dei petti di piccione selvatico avvolti nella coppa, nella pancetta coppata, e ho messo dentro anche una fogliolina di salvia in ogni petto. Prima non ho detto che ci va uno spicchietto di aglio per insaporire sia l'olio e sia il burro che ho deciso di mettere. Quindi adesso andiamo a fare la ricetta. Bene. Abbiamo scaldato con un po' di olio anche un po' di burro, abbiamo messo dentro lo spicchietto di aglio che tra qualche minuto lo andrò a togliere, e quindi abbiamo messo dentro i 6 petti di piccione selvatico. Devo dire che questa è una ricetta che è antica, perché il piccione è sempre stato mangiato dai nostri nobili, e una delle ricette, chiamiamole ricette, che allora andava era quella del petto di piccione avvolto nella pancetta di maiale o nel grasso di maiale. Noi stavolta abbiamo utilizzato la pancetta coppata, che comunque è un po' meno grassa della pancetta normale. Questo perché la carne di piccione è molto molto magra, quindi per lasciarla un po' tenera bisogna avvolgerla in qualcosa che dia un po' di umido. Quindi adesso andremo prima a voltare i petti, poi li andremo a irrorare con il vino bianco. Bene, come vedete ho già girato i petti di piccione. Adesso vado a togliere l'aglio e quindi andiamo a irrorare con del vino bianco. Adesso faremo andare i petti di piccione per almeno una mezz'oretta. Devo dire che se abbiamo bisogno di un po' di liquido possiamo mettere dentro un po' di brodo di carne. Bene, i petti di piccione stanno continuando la loro cottura. Ho già messo della polenta da brustolire con la quale andremo a accompagnare i petti di piccione. Fra 15 minuti, 20 minuti, la ricetta sarà pronta. Bene, sono passati circa 40 minuti da quando abbiamo cominciato a fare i petti di piccione. Quindi adesso sono pronto, aspettiamo solo un minuto che la polenta si abbrustolisca bene e poi andremo ad impiattare. Bene, questo è il risultato dei petti di piccione selvatico avvolti nella pancetta coppata con polenta. Devo dire che ho fatto un grosso errore: non ho salato e non ho pepato.
mi sono dimenticato. Però devo dire che la pancetta coppata ha dato la sapidità giusta al piatto. Quindi, non salate e non pepate. Questo è il risultato. Questo è un piatto, signori, che secondo me nessun ristorante italiano vi può offrire. Detto questo, vi auguro buon appetito. Vi chiedo ancora una volta di iscrivervi al mio canale YouTube e di questo vi ringrazio anticipatamente.